Eravamo 45 persone in un vagone molto piccolo, c'era appena appena lo spazio per sedersi tutti, ma non si poteva stare tutti sdraiati. C'era una giovane madre che allattava un bambino e a noi avevano detto di portarci viveri. Stupidamente non abbiamo portato acqua, non abbiamo pensato, o poca acqua, nessuno ce l'aveva detto, pensavamo che l'acqua si trovasse. E abbiamo sofferto, benché fosse inverno, di una sete terrificante. Era veramente la prima esperienza tormentosa, questa della sete per 5 giorni. Ricordo che era inverno, che gelava il fiato sui bulloni del vagone e noi andavamo a gara a raschiare la brina gelata, a ruppina di ruggine, oltretutto sui vagoni, sui bulloni del vagone, per raschiarla via per avere qualche goccia d'acqua da bagnarsi la bocca. E il bambino strillava dal mattino alla sera e di notte perché la madre non aveva più latte. E che cosa ne fu dei bambini e delle loro madri quando... Sono stati uccisi subito. Dei 650 che eravamo in questo treno, i 4/5 sono morti la notte stessa o la notte dopo. Sono stati smistati direttamente le camere a gas.